Eccoci, Eccoci, ci siamo, finalmente col sole. Oh, per una volta riusciamo a fare una puntata anche noi col sole. Sì. Una, una. Cioè, chiedo una. Tu cosa ne pensi, uomo in regia? Salutiamo la regia. Ciao, che c'è. Ricky. Oggi mi inquadro anche, sempre yeah. carichi. E vai, però vedi che c'è il sole e ti si vede la luce dietro. C'è sembra il sole, sembra cosa divina. Esatto, sembra un'apparizione divina. È proprio divina. Gold, è un'apparizione. Oh! Bene, allora ringraziamo prima di tutto Stefano Giorgi e ovviamente ringraziamo Open Factory che ci ospita esatto. come tutte le settimane. Yes. Vi ricordiamo la nostra chat, usatela, usufruitene, e vi ricordiamo la nostra pagina Facebook Red and Gold C100. Sei perfetta. Hai visto? Ho fatto sì. proprio una cosa tutta schematica, brava, un po' così. Brava, sei stata molto concisa. Concisa, molto concisa. Allora, com'è andata sì. la settimana? Bene, bene, è andata bene. Bene. Sì, dai, tu? Tra studio, sì, dai, un po' stanche, arriviamo sempre stanchi, ricordiamo ai nostri sì. telespettatori che purtroppo noi studiamo, quindi sì. non è, purtroppo non è vero, andate a scuola, bambini, è importante. Esatto, studiate, mi raccomando. Studiate, non diventate come noi. Come noi, esatto, e poi vi riducete e così. E non fatevi rimandare. Esatto, soprattutto, non fatevi esatto, rimandare. Esatto. Vabbè, io sono stata rimandata in terza, non sono anch'io, morta. Anch'io, in latino. Io in matematica. Anche matematica. E sono forse. Le due cose più problematiche, esatto. secondo me, in sì, generale. Sì, sì, sì. Cioè, c'è sempre qualche problema di calcolo. Non ho mai visto nessuno che è stato rimandato in arte. Ma neanche io, in effetti. Ma neanche in biologia, no. pochi. A scuola no. da noi, ogni tanto viene fuori un 2 in arte. Sì, ok, ma rimandati. Alla fine, mai, esatto. Alla fine. Ma immaginate la verifica finale, cos'è? Un disegno o un'interrogazione su storia dell'arte? Potrebbe essere una cosa un po' imbarazzante, no? Sì, infatti no, ma non credo esatto, che sia. È vero, quindi evitano. Non credo che sì, 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 sì. Sì 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 sì, 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 e quindi... Che dire? Iniziamo con le nostre notizie stravaganti. Vai, allora, questa notizia vai. Che con cui volevo iniziare è riciclata da quando eravamo su con Aladdin quella volta là, perché ci aveva interrotto così tante volte, diamine, assolutamente, che allora io l'ho riutilizzata perché l'altra volta non ero riuscita a parlarne e mi era piaciuta molto perché fa molto ridere, secondo me. Vai. Allora, vi parlerò di svenimenti in diretta TV. Io sono pratica di svenimenti, causa pressione bassa, ecco. quindi... Poi con 30 gradi. Ah, perfetto, è il mio... Mi gira un po' la testa, aspettate. A te, ecco. No, 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 non veniamo a soccorrere no, no, in questo abbiamo momento. Le cuffie che ci attaccano. Ah, qua. Bene, vi racconto. Rimanere in piedi e immobili per lunghi periodi è abbastanza faticoso, tanto da portare alcune persone alla perdita dei sensi. Ed è questo quello che è capitato e che capita spesso a diverse persone che si trovano a perdere le forze a svenire proprio davanti alle telecamere. Vedi, a me non è ancora capitato qua, ma potrebbe capitare tranquillamente. No, speriamo di evitiamo. No. Evitiamo. Evitiamo. Comunque su YouTube gli esempi sono tantissimi e in alcuni casi esistono addirittura delle compilation. Io ne ho presa una per noi oggi che... Muah. In effetti a vederli così poi sono molto simpatici, cioè i video fanno molto ridere, però in realtà la situazione non è così simpatica come uno crederebbe, perché comunque, insomma, vengono trasmessi anche a Paperissima, però magari cioè, una persona ti muore lì... È un po' più impegnativo. Ce ne sono tantissimi di video di svenimenti. Uno tra i più famosi, e noi l'abbiamo, dopo ve lo ovviamente. Facciamo vedere, chiaramente, è quello di Ilary Blasi. Me lo ricordo questo. Era stato fatto apposta dalle Iene. Esatto. Vicino a un bar a Campo dei Fiori a Roma, registrato in diretta da un passante con il cellulare, mentre qualcuno faceva battutine sulla sua gravidanza. In quel caso non si era trattato però di uno svenimento in diretta autentico, ma di una messa in scena montata appositamente dalle Iene per uno scopo pubblicitario del programma televisivo. C'è tutto molto ridere. Cioè, sono stati bravi, secondo sì. me. Hanno trovato il punto clou del... Magari quelli che erano lì ad assistere avevano un po' di paurina, diciamo. Sì, dai. Sì. Beh, sei lì che vedi una che ti va giù a peracotta, diciamo. A peracotta, il famoso a peracotta. Va bene, allora adesso io direi che ce lo spariamo assieme, sì, così vediamo cosa è successo. Ma mettere qualcosa sotto la testa. Aspetta. Eccola. È vero, ma muove una mano. Ma di che fa? Ciao, sto bene. Ah, infatti. Si vede che è un video amatoriale. E si vede che la gente lì che la soccorre. Mettetegli qualcosa. Se sotto fossi la caduta testa. Io, ragazzi, nessuno gliene fregava niente. Ma non è vero. E la Librasi sono in 12. Quello di bianco guarda seduto. Sì. Ammazza, oh. Dai, che si sta a sfregare, oh. Beh, il pupone dov'è? Il pupone sta a casa. Beh, ci piace anche svenuta la Ilary, sì, devo lei dire. Lei è sempre bellissima. Sì. Eh? Dice signora in città. Cioè, signora in città. Ciao. Sta in Cina, che sta? Aspetta, o bimbo. Perché è incinta? Ma che ne so io, che chiedi a me? Ma sta incinta. E sto incinta, sì. Ma fatevi i fatti vostri, esatto. Cioè.
Ma che te frega, ma che te importa. Bene, okay. Molto bene. Allora, e torniamo invece indietro un po' nel tempo. Vai. Perché ti racconto del 2009 con Telemike. Però non credo che sia nel 2009 perché per me ho sbagliato a scrivere, ragazzi. O ho sbagliato la notizia perché non l'ho scritta io. 99 forse. Forse però c'è scritto 2009, vabbè. Eravamo a Telemike piccole, comunque, piccole. Esatto. Aiutateci da casa, dai, per favore. In che anno è stato fatto Telemike? Ora via. Chi? Ditecelo. Azzecca la data, vi regaliamo un soggiorno da Aladdin Terzo. Dei cinesi, 5 euro. No, no, un soggiorno da Aladdin Terzo. E questi occhiali, gli occhiali da lui. Da portare là perché è caldo. Esatto. E allora perché quindi gli occhiali ti fanno fresco naturalmente. No, no, ma servono per il sole, cioè. Uffa! Diamine. Vabbè. Comunque, tornando a Telemike, una puntata passata alla storia in cui il presentatore del quiz scoprì che la sua concorrente cercava di leggere le risposte da un fogliettino per poi rispondere bene, furbona. La concorrente, dopo essere stata rimproverata, viene squalificata dal gioco e durante i titoli di coda, alla fine della puntata, la donna perde i sensi e sviene in diretta. In quel caso Mike pensava si trattasse solo di un tentativo per attirare l'attenzione, ma qualche anno più tardi venne fuori che la donna assumeva degli psicofarmaci per una colica renale. Infatti avevo scoperto che questa donna qui, in realtà in tutte le trasmissioni in cui andava, sveniva. Ah, questa non me la ricordavo. E invece scopro adesso con voi in diretta che invece questa ha dei problemi. Invitiamola. Non so se... Ma dite che reagisce allo stress di essere in diretta, di essere lì. Può essere. E poi sviene. Allora io direi di guardarci i video per capire meglio la situazione. Perché abbiamo anche questo. Abbiamo tutti i video, abbiamo chiaramente tutti i video. Perché dopo tanto tanto tempo abbiamo una donna che potrebbe diventare campionessa. Discriminazione. La signorina Livoli, che risponde a domande su Guglielmo Marconi. C'è però un piccolo problema. La signorina Livoli è stata molto male durante l'esibizione dei maghi di Tokyo e durante la pubblicità. Però spero che adesso si senta meglio e sia in grado di concentrarsi. Decisamente non è. Ecco, Telemike dall'87 al 92. Questo svenimento le potrebbe costare. Grazie Maria, grazie per gli amici, la mia mamma. Allora, non eravamo neanche nate. Radiotelegrafia, appena. Ad opera di Guglielmo Marconi, si rivelò subito di estrema importanza nei casi di soccorso alle imbarcazioni in difficoltà. A questo proposito, che furbona, lei, sì, guardate che non lo guarda neanche in faccia. In quale anno fu lanciato il primo radiomessaggio di soccorso? Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche libretto, qualche... Era il 1909? Se lo impila nel reggiseno. No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando. Stava armeggiando. Lei armeggia, signorina. Mi ricorda molto una scena scolastica. Si tolga la giacca. È successo qualche volta. Mi faccia vedere le braccia. Esatto. Lei deve guardare me. Ecco, che cos'è che aveva lì? Erano i miei appunti. Complimenti, signorina. Vogliamo vedere qui? Oh, signori, cosa facciamo? Signorina, qua? Si vergogni. Il meraviglio di lei, come no, gli scolaretti a scuola. Ma cara signorina, ma lei... Li avevo qui anche sul tavolo. Ma lei li aveva qua. Ma cara signorina, ma come si permette lei, mentre io sto leggendo le domande per un valore di 120 milioni, dico 120 milioni, come gli scolaretti che tira fuori una serie di domande che possono riguardare quello che noi prepariamo. Signorina, ma io mi meraviglio di lei. No, signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Io non sono scemo, per fortuna l'ho visto. Signori, che cosa facciamo? Io non lo so, per me deve essere squalificata la concorrente. Non è possibile. Ma dico, ma signorina, ma non si rende conto? Ci sono circa 7-8 milioni di persone che la vedono. 7-8 milioni? Io sto leggendo una domanda e lei era qui che armeggiava guardando sotto con i foglietti e poi se li nasconde nel seno. Ma nel seno! Una laureata, una persona come lei. Non mi meraviglio. Io non so che cosa fa. Beh, lui è un uomo di classe. Ma secondo noi il campione è il signor Carosi. Oddio, come erano giovani loro. Non si può certamente fare. Mi spiace, signorina, lei è squalificata. Ecco. Signori, aspettiamo adesso, vediamo. Briatore avrebbe detto sei fuori. Sei fuori. Mi fatto simile. Papparabappapà. Bravo, signor Calogero. Come si chiamava? Vince facile che lui, easy. Ponci, papà. Ecco ragazzi, adesso arriva nel momento dello svenimento. Non mi è mai successo di sorprendere un concorrente che nel momento in cui sto leggendo
delle domande, tira fuori gli appunti. Nella infatti ha un po' l'occhio da... Eccola, posseduta. Oh, oh. Lasciamo perdere, no signorina, scusa. Guardi. Oddio, Dio, va. Lui, no signorina, stia zitta. Va. Aiuto. Allora, signori, non voglio essere villano. Lei è il nostro campione in carica, grazie a questo tipo. Ok, comunque aveva risposto esattamente. Canto Napoli. Ecco, adesso... 3. Allora, il signor Carosi... 2. Ah, non Calogero, Carosi. Scusi. Lei aveva un raddoppio pari a quanto? Oddio, Dio, va. Aiuto, parlo, è andato. Abbracciami. ...della scorsa settimana. Signori, qui abbiamo, purtroppo, volete portare, per favore, volete prendere vogliete. La signorina e portarla fuori? Perché adesso non so se facciamo delle sceneggiate oppure... Vabbè, lasciamo perdere, ok. Allora, eccoci, signori, qua abbiamo visto, abbiamo quindi anche questo svenimento. Vince, grazie signor Calogero Carosi, a cui complimenti per la sua vittoria. Bravone. E visto che ci siamo, dimmi. Che figura di pupu. Un pochino così ti ricorderemo sempre tutti, signorina, di cui non ricordo già più il nome. Bene. Ecco. Abbastanza, e quindi niente, adesso andiamo avanti con un altro video di uno dei più diffusi all'estero che parla di giornalisti. Qui abbiamo una giornalista serba che sviene in diretta in maniera abbastanza eclatante, provocando la caduta di tutta l'impalcatura. E infatti è molto divertente, come se io cadessi adesso, tipo mi tirassi dietro tutto. Ma non lo farò. Pompata, pompete, pa. Se non si era fatta male cadendo, nessuno si è preoccupato. Lui là si è messo al posto di lei a sedere, come se io adesso cadessi, tipo Ricky venisse al mio posto. E tu, vabbè, dicevamo Ricky, appunto, che la Giuli non c'è oggi. Ma come? Dove è andata? Come ti permetti? Ragazzi, vabbè. Questi svenimenti mi stanno facendo venire lo svenimento. Però per concludere la notizia, beccatevi allora la compilation che ho trovato su internet per voi degli svenimenti più divertenti. Bam. Solo qua a Red and Gold. Wide Interweb Original. Questo l'abbiamo già visto. Sì. Ecco lui che si siede. Pom chirichetto, pom chirichetto, pom. Oddio, il testimone. Testimone. Pom militare. Oddio. Vuoi sederti? Sì. Si è seduto. Sì. Si è rialzato. Cosa fa? Alla domanda e alla... La. Permesso, sto svenendo. Oh, lo sposo. Non se la sente di sposarsi, ragazzi. Vabbè, a scuola. Sposo. Nulla da vedere. Effetto domino. Vuol dire il testino per la scala, non è vero. Oh. Ma Dio mio, ragazzi. Il testimone è andato, ma perché svengono tutti i testimoni? Allora, in chiesa, ragazzi, è molto tipico, non so perché. Oh, l'ansia andare al prossimo matrimonio. È lo Spirito Santo dall'alto, è peso, brava su di noi. Ma che dici, Rita? Su, via. Volevo... Boing. Oh, la sposa, non questa la musica sente sotto lei. È wonderful. Wow, qualcuno la pigli? No, se sviene adesso. Non ci credo. Ma all'indietro è male. No. Oh. Sì. E ora svengo. Sei the masterpiece. Che facciata. Bene, abbiamo visto la classifica degli svenimenti. Un eroe, l'ultimo. Ti è piaciuta questa mia notizia? Per me sono veramente dei patacchioni. Bellissima, complimenti. Devo hai dire... visto? Vedi, allora, anche noi adesso sveniamo, facciamo una svenuta tipo divertente. Esatto. Tipo, oh, lanciamo in aria i tassativi, lanciamo i cellulari, gli occhiali, tutto. Le candele, sì, tutto. Sì, sì.
Ma non i biglietti per il Giappone. I biglietti per il Giappone, che esatto, noi abbiamo sempre gratis. Esatto. Scrivete nella nostra chat per avere dei biglietti. Ma ti preannuncio che dobbiamo fare una deviazione prima del Giappone. Dove dobbiamo andare? Dopo me lo dici. Sì. Bene, allora mentre facciamo i biglietti. Esatto, per fare i biglietti per questa deviazione, vi schiaffiamo una canzone che ci annuncerà il nostro regista. Tu mi porti su. E poi mi lasci cadere. Esattamente, Giorgia. E vi siete persi tutti un balletto importantissimo, molto bello, del nostro regista Ricky. È vero. Sulle note di questa canzone. Yeah. Ecco, è arrivata Greta che ci dice yeah. Grande Greta, ciao. Comunque la canzone era totalmente in sincro con quello di cui abbiamo parlato. Esatto. Anche con quello che hai fatto tu, che ti sei fatta male malissimo durante. Ah, che bellezza. Ah, che dolore. Esatto. Ed eccola lì. Bene. Siamo cioè, sincro. Bene. Niente, come vi ho preannunciato sì? pochi minuti fa, prima di tu mi porti su e poi mi lasci andare, cadere, certo. Voliamo in America. Oh, molto nello bene, specifico, mi andiamo proprio direttamente al Metropolitan Museum. Oh, molto bene. Per un allora mi fashionizzo. Esatto, per le acconciature, lo styling e le tinte che hanno sfilato sul red carpet del Metropolitan sì. Museum dedicato al punk. Sei poco punk però, sono poco punk, ma è tutto ciò che ho per rendermi più fashion in questo momento. Mi metto a passare. Chi ti senti che si sia confermata anche in questo caso la regina del red carpet? Sai che non lo so, perché io voto sempre Beyoncé, ma a prescindere, ma spesso lei non questa c'è. Questa volta lei non c'è. Io ho un sospetto, ma non voglio rovinare la sua. Esatto. Allora, si conferma regina del trasformismo Madonna. Anche io la odio. Anch'io un po'. Anche su questo red carpet, caschetto nero con frangia corta a metà tra Cleopatra e Uma Thurman in Pulp Fiction. Sì, infatti le assomiglia molto, eh. Ma senza farci dimenticare il tema punk presente in ogni dettaglio del suo look. Ok. Un bel 9 per Madonna. Vediamoci dopo l'immagine, le diamo. Ma 9, cioè il voto 9. È positivo. Un bel 9. Perché sì. Io le darei un 2. Se posso dare, facciamo classifica, questa classifica di chi è? Scusami. Non so se si può dire. No, è fatta da un giornalista. È fatta da un giornale. Allora certo. Facciamo la classifica anche Red and Gold, okay. Parallela. Ma allora, per questo caschetto sì, anch'io 3. Ok, ma ragazze, cos'è questo diamine di collare? È un cane? Ma sì, aveva un gran intappo, devo dire che era forse da 7. Esatto, però io le do un 6,5, tu dalle un 7. Dai, 7. Sono 7, sono buona. Era legaccio per la bici, vedete, c'è anche cosa, c'è anche... Ho lasciato la mia bicicletta fuori. Esatto. Però rimane comunque molto pane. Greta ci dice dire. Che le ha copiato il taglio, ma sì, ma te... È vero, hai ragione. Greta sta molto sì. meglio che a Madonna. Non c'è paragone. Ecco. Andiamo avanti, vogliamo prima vedere la foto o prima... Dai, schiaffaci la foto e poi ne parliamo. Vediamo. Oh, Diane Kruger. Oh, salve. Sofisticata ed elegante anche con un lung punk. Anche che interpreta, oltre che con un bellissimo smokey eyes blu molto calcato, tingendo di rosa chewing-gum le punte dei suoi capelli molto biondi. Bello. Infatti si intravede. Lei mi piace. Chic è anche lo styling, una coda bassa ma decorata con un intreccio scultura sopra l'elastico, rigorosamente coperto da un ciuffo di capelli. Molto bella. E che voto le viene dato? Da noi o da loro? Da loro. Da loro un bel 8, devo dire. Confermerei. Bene, confermerei. Anche dalla regia, dai. Ma tu regia non puoi fare regia, commenti tu sulle questa donne. Volta non c'entri. Tu non puoi fare commenti sulle donne. Ma voi siete più crudeli. Esatto. Vabbè, dai, puoi farli, dai, va bene. Va bene, okay, andiamo vai. Avanti. Andiamo avanti con Anatway, non lo so dire io, puoi dirlo tu. Grazie. Schiaffaci Lan. L'attrice che bella! Esatto, anche bionda, devo ragazzi, dire che ci è troppo piace. Bella. Sì, sì, sì. L'attrice stupisce cambiando look in modo drastico e si presenta con, come vediamo, sì. i capelli biondo platino in contrasto con le sopracciglia folte e scure. Che bella. Lei sta bene anche con ti un piace, sacchetto. Ti piace, regia? Fai pur la faccia, inquadrati, regia, e fai vedere la faccia mentre imiti. È strana. No, lei è stupenda. È strana. Certo che da quando ha iniziato col diavolo veste Prada è cambiata totalmente, ma lei sta bene anche con un sacchetto del rusco in testa. Sicuramente sì. Te la ricordi quando faceva quello della Disney, della principessa di Genovia? Non mi ricordo il titolo del film, però era della Disney ed era tipo che lei non sapeva di essere principessa, ma poi lo scopriva. Ha fatto anche Biancaneve lei. Sì, sì, più avanti, io dicevo quando era molto piccola. No, non me lo ricordo. Bene, andiamo avanti. Qui un bel 8 solo per il coraggio di cambiare colore dei capelli per un red carpet. Ma io a lei le do un 10 a prescindere perché è veramente troppo bello.
Ma parliamo di un'altra star. Oddio. Che in questo caso era cyberpunk. Paloma Faith. Paloma Faith. Oh mamma mia, ma che sì. La parte punk del suo look, se c'è, è incomprensibile, se non i tatuaggi con aquile nere sulla schiena. Questo tatuaggio devo dire che è molto impegnativo. Ma è un tatuaggio? Sì, sono. Ah, pensavo fosse la retina trasparente. È il tatu. Ragazzi, ognuno fa le sue scelte. Sembrano colombe più che aquile. Invece sono aquile nere. Non mi piace. L'eccentrico però non manca. Un raccolto esagerato come solita portare, con grossi ciuffi a onde larghissime, decorato con un ingombrande accessorio nero che le scende sugli occhi. Se è punk ciò che non si capisce, lei è in pieno tema. Qui sono stati un po' cattivelli e hanno dato un 4. Io sto lì anch'io. Ah, ecco, comunque dice Maria Grazia che era Pretty Princess il film. Infatti non è quello. Ricordo. Guardalo, è troppo bello, fa troppo ridere. Perché c'è anche adesso. Oh, io ragazzi voglio dire tutte queste cose, non mi ricordo mai i nomi. L'attrice che ha fatto Mary Poppins. Diamine, come si chiama? Vabbè. Non so. Non mi ricordo più. Comunque intanto che ci pensi, c'è lei, che è la nonna. Avanti, con esatto. Jennifer Morrison. Devo dire che la sua è un'elaborazione punk. Vediamo. Molto 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 elaborata. Ok. L'attrice sceglie infatti di creare una cresta con una treccia a trama larga che scorre al centro della testa e finisce sulla nuca, dove i capelli si ripiegano sotto l'intreccio. Di grande effetto. Mamma mia, dire. Ore e ore di pettinatura. Sì. Un bel otto. Bella, sì, dai, fatto. Lei è bella. Oh, regia, ci dovevi fare i commenti? Esatto. Sto approvando. Stai approvando senza dire nulla? Sì. Approvi. Ecco, è Julie Andrews comunque, la famosa attrice che fa la nonna. Ma la nostra chat è assolutamente efficientissima. La nostra chat è efficientissima, oggi. Vi ringraziamo molto. Siamo perfetti. Bene. Oh, ma regia, preparati per Nicole Ricci. Sono pronto, vado. Sei pronto per il commento? Vai. Adesso me la commenti. Oh, commenta la regia. Allora. Capelli bianchi su una carnagione, diciamo, scura. Occhi molto chiari, ci sta, che contrastano con il rossetto. Sopracciglia molto voluminose. Forse ma tu la sei Alfonso Signorini? Che sai ma tutte queste come cose? Ti vesti? No, Enzo Miccio, sei Enzo. Ma come ti vesti? Con quei fiori lì, insomma. E da notare comunque anche gli orecchini nell'orecchio destro. Mamma mia, che description, bravo. Cioè, veramente. Quindi possiamo andare avanti, io non dico più niente. Dici il voto. Voto 9. Anche a lei per il coraggio del cambio di. Ma sì, dai, perché è una festa punk, se no, no. Perché tra l'altro aveva abbinato il colore del capello al vestito. Ma lei mi sa di aliena, non mi piace. E il taglio corto poi. Ma tutti questi orecchini che ha. Vabbè, andiamo avanti. Oh, Giovanna Battaglia, qui puoi sfogarti su. Potete. Sfogati, potete no, lasciamo che righi. Sul commento. Comunque. Scusa, vai. No, ci diceva Greta che se volete il parere di Rihanna su Instagram, ha detto I love this fucking bitch. Ma riguarda. Ma a chi? Cioè, a chi era rivolto? Non so. A quale delle madame? Dicelo Greta appena lo scopri. Esatto. E tu intanto commentaci questa donna. Questa è una nota editor di moda, tra l'altro. Ah, bravona lei. Allora, il problema è stato, no? Ah, è stato, c'è un problema. C'è stato un problema. Doveva andare a provare il vestito, no? Sì. Allora, aveva fatto comprare alla sarta tutte queste spille d'oro, ma proprio d'oro, non sono color oro, sono d'oro. E niente, arriva e aveva il vestito un po' largo, quindi doveva stringerlo. Cavolo, arriva lì, beh, non è ingrassata quel mezzo chilo e il vestito le va perfetto. E allora cosa dice? Beh, le cacciamo via? Ma no, mettimele in testa, facciamo qualcosa. Ed ecco venuto fuori. L'angolo della storia di Ricci. Comunque era Nicole Ricci. Il commento di Rihanna. Bene, adesso vi dico la storia vera di questa. Esatto. Invece. Grazie. Scegli una corona di grosse spille a baglia dorate per decorare il suo raccolto. Direi che si vede alto e voluminoso. Le spille ci piacciono, ma nel complesso il look è molto più regale. Non che mi piace. Gli hanno comunque dato un bel 7, devo beh, dire. Va bene, dai, schiaffati sto 7. Per il coraggio. Esatto. Io però adesso devo dire che per la prossima star ho un debole, quindi dici? Sono un po' di parte. Sara Jessica Parker. Oh, bellona lei. Sì. Sex and the City tutta la vita, ragazzi. A lei va, tra l'altro, il premio per il look più eccentrico ed esagerato. Eh già. Sì, tutto merito del copricapo barocco d'oro con cresta nera, un omaggio al punk deciso e audace come è giusto che sia. Infatti abbiamo due foto che si vede anche. Esatto. La prossima, wow, bellissimo. Ve la zoomo così potete guardare tutti i dettagli. Perfetto, ah, bellissimo. Comodona lei, voto perché lei non è bella. A me, però. Però lei è. Punto. Bella, bello. Voto 9, ma io le avrei dato anche un bel 10. Ma diamo le 10. Lei che cosa pensa? Lei cosa pensa in regia? Eccentrico, ci sta. Eccentrico, dai, se non lo fai tu qui sei famosa, chi lo deve fare? Esatto, poi. Esatto. Kelly Osbourne. Oh, cicciottina del mio cuore. No,
Questo no, è Katy Perry. Questo è Katy Perry, ma è lo stesso. Facciamo Katy Perry e la Osbourne la facciamo dopo. Vai. Molto barocca, con un look Dolce & Gabbana con corona e orecchini extra large. Mm. L'effetto punk però si crea proprio nel viso. I capelli neri con uno styling voluminoso contrastano con la pelle chiara anche grazie al make-up forte, forte, forte. Eh già. Lei è carina, lei è carina. 8. Ma sì, anche io le davo 8, guarda. Va bene. 8. Mi trovo d'accordo. Avanti con la prossima, allora, regia. Ecco, allora, anche lei, devo dire la che qui, la Sienna Miller, il punk per lei equivale alle borchie. Beh, bello, cioè sì, un sì, classico borchiato che... Che tra l'altro le ha anche in testa, con una fascia che dal centro della testa scende sul lato destro, mentre nel lato sinistro i capelli sono tirati per creare l'acconciatura Moau. Molto bella. Non lo so l'acconciatura Skrillex. Esatto. Alla Skrillex. Simulando una metà testa rasata e l'altra con i capelli lunghi. Nonostante la ripetitività dell'elemento, è un look che porta molto molto bene. Porta. Volevo dire molto bene, ho detto porta bene. Porta. Beh, giusto. Voto 8 per lei. Beh sì, dai, poteva andare lei anche poi 9, visti piace, i 9 che è andato. Sì, vabbè. Sì. Bene, la Osbourne l'abbiamo persa. Non l'abbiamo perché quando ho messo le foto evidentemente. Comunque però vi dico no, com'era. Diccelo. Colore viola dei capelli. Beh, però non sempre, è una novità, esatto, ma la crocchia grande sulla testa con frisea, capelli fermati da un cerchietto gioiello a forma di ragno. Strana! È una sua sei interpretazione Osbourne, del la punk devo dire. Chic e glamour. Va bene, un chic glam punk. Otto. Siamo buone 8. E siamo buone. Oh. E non, bene così. Bene così, va benissimo così. Allora diciamo che abbiamo visto una bella festa. Sì, potevano anche noi. Perché non ci invitano? Perché eravamo in Giappone. Esatto. Diamine. Perché eravamo andati a prendere le mutandine. Mamma mia. E allora torniamo a prendere le nostre mutandine e nel salutiamo mentre, nel mentre salutiamo? Ci ascoltiamo. Niente, salutiamo i nostri video spettatori perché tutti. Noi andiamo a prendere le mutandine, ci vediamo dopo la prossima canzone che è Dei Carmine, la cover di Chris Brown con Look at Me Now. You got eyes, look at me now. Oh! Senza fiato, senza fiato, lei è una fantastica sì, cantante. Sì, ci piace, devo dire. Soprattutto vi consiglio di guardare e seguirli su YouTube perché stanno facendo adesso da poco delle canzoni loro facevano solo delle cover. Ora fanno canzoni proprie, tra cui ricordiamo Crash Your Party e Broken Hearted e anche Hello. Sono tre essenzialmente. Bello. Non sapevo, sai. Sono tirati indietro i capelli, ragazzi, ma fa un caldo assurdo. È caldissimo, qua. Sì. Non so, voi non potete capire, ma... No. Andiamo avanti con la prossima notizia. Vai. Vi racconto del video di una divertente candid camera che sta spopolando in questi giorni nel mondo del web. È un originale scherzo ideato da Rich Ferguson, conosciuto negli USA come The Icebreaker. La gente si siede tranquillamente pensando di stare su una normale poltrona, ma in realtà al suo interno c'è il diabolico personaggio che fa sobbalzare di paura le povere vittime delle candid. Il famoso mago americano, per realizzare questo scherzo, ha indossato un costume da cuscino fatto su misura e ha utilizzato la poltrona di un bar frequentato. Ogni volta che qualcuno si sedeva su di lui, lui gridava «Chi si è seduto su di me?» Ed ecco, abbiamo un bellissimo video da farvi vedere, ma... Ragazzi, ma ti immagini se ti poter arrivi e ti siedi e un tipo ti si alza, ma io muoio di paura. Un po' come... L'ho visto fare con un airbag. In che senso? Un airbag sotto il divano che esplodeva quando ti sedevi. Non e avevi scaraventato via. Ma sì, no, ma quello è dangerous. Sì. Invece quando c'è... Quando... È simpatico. Il concetto è quello. È quello, il concetto. Un po' come il video della settimana scorsa del bagno che si avvicinavano le labbra. Ah sì, oddio mio. Vabbè, cose strane che accadono e allora ragazzi vediamoci questo video. Eccolo lui, è in azione, ha già colpito. Posso avere un caffè? Oddio! No, è bellissimo. Lui lo sposta anche. Giulio, dobbiamo anche farlo. Lui si lo sposta. Oh, mio Dio! Lei guarda che si accascia. No, lo dobbiamo fare. Poi lui gli va di culo, no, perché se mi siedo io di botto come faccio io di solito, poi voglio vedere se si rialza. Beh, oddio, questo era cicciotto. Ma non capisco dove ha le gambe. Dentro il cuscino. Ma... No, beh, ok, ma non vedo fin dove arriva il cuscino. Questo è lei ha urlato dopo. Ti voglio bene. Questo cosa fa?
Questo ha nasa. Udi. Se lo sposta, chiaro. Si pesa sta cosa qua, sta poltrona. Non va alla gira perché vuole parlare con la sua dama. Ah, me l'hai già capito. Chi? Oh, ma che diamine fai? Questo scherzo è bellissimo. Burloni. Guarda, siediti. Io mi tirerà sono... in testa lei la coccata. E i genitori se la ghignano un sacco. Vabbè, beviamo la coca. Traumatizzato per soli pochi secondi. La mamma ride tantissimo. Ma mamma no, non piangere. E lui, ma sto bene, mamma. Non è successo perché niente. Perché l'hai fatto? È stato tu, l'hai pagato. Adesso ti risiedi. Molto bellissimo, carino. Lui è un mago famoso in America. E allora volevo portarvi un po' di very funny divertiment. Molto tipo. Originale. Andiamolo a fare a Carlo di là. Vestiamoci e poi dopo... Peccato che qua a C100 non abbiamo poltrone. Beh, vediamo come fare. Come possiamo fare? Nascondiamoci nella TV. Esatto. Abbiamo TV e non poltrone. Abbiamo TV e non poltrone. Vabbè, abbiamo dei puff. Però abbiamo nasconderci dei... in un puff. Sì, beh, no. In due puff forse ci possiamo mettere. Vabbè. Nella casetta nella dei Nannines. Nella casetta esatto, dei Nannines. È l'unica chissà soluzione. Che fine hanno fatto i Nannines. Boh. Sono piccoli, con sono scappati. Vabbè. Ragazzi, allora, dopo questa breve notizia ma concisa, sì. Vi vogliamo riempire di musica, visto che abbiamo parlato fino adesso. E vi schiaffiamo una canzone molto, di non so, in voga in questo momento. My Heart is a Jungle di Emma Lewis e Wanker Moth. Questa è Red and Gold. Siamo tornati, happy. Bella questa canzone. Bella, piace, sì, va di moda, un po' strana, ma adesso vanno queste canzoni un po' particolari queste... che ci fanno da sottofondo. Oh, dimmi, so che vuoi dirmi qualcosa. Da ridere. No, perché ti scappa da ridere? La prossima notizia. Perché? Facciamo un salto nel mondo del gossip. Ok, gossipiamo, mi piace. Gossipiamo. Continua il tour delle mille una grana. Ok, di chi? Indovina un po', un tour di chi? Di Justin Bieber. Biberon! Esatto, il tir. Il tir, oggi a parole ci siamo, ragazzi. Justin Bieber è stato aggredito, lo sapevate voi? No! Un fan durante il suo ultimo concerto di domenica 5 maggio a Dubai pare l'abbia aggredito. Malandrino, cosa ha fatto? Allora, il cantante praticamente era seduto al pianoforte quando una persona dal pubblico è salita sul palco e ha cercato di afferrarla da dietro. Coccoline! No, esatto, non si sa bene se voleva aggredirlo o voleva solamente abbracciarlo. Ah, ok, coccoline ma non si sa? Esatto, ma Bieber si è subito liberato e allontanato mentre gli uomini della sicurezza hanno portato via l'intruso che cercando di scappare ha ribaltato il piano. Ma a lui gliene accadono di tutti i colori perché ogni un po' di tempo fa su Sky 1 c'era un programma che seguiva il retro del suo concerto, esatto. All Around the World. E io gliel'ho vista, cioè, sviene. E poi dopo lo una rapiscono, bottiglia una bottiglia in fronte. Tutte le volte ce n'è, cioè, una. Biberon, stai a casa. Non uscire, fai le tue canzoni, esatto, in studio, esatto, stai esatto. Lì, non... Tutto, poi comunque io dico lo show è grande. Andato avanti liscio dopo dopo 3 minuti di pausa è tornato al microfono per finire il concerto con le hit che chiappe Baby vorrei and dire Boyfriend. Che chiappe invece di che culetto, no, ho capito. Se possiamo dirlo, questo è solo l'ultimo incidente come dicevi tu prima accaduto al Believe Tour fra esibizioni annullate, il malore del cantante a Londra e fan infuriati per i ritardi del loro idolo perché si fa anche attendere, ecco, lui, ecco questo dire. Io non lo sopporto. Neanch'io. Il ritardo non ci deve essere, infatti Cesare al suo concerto alle 9:15 spaccata è uscito, chissà Cesare perché. Grazie che esisti, grazie. Comunque per fortuna a consolare Justin c'è il tutto esaurito registrato in ogni data e sì. Siamo sempre lì, gira, okay. Rigira, arriviamo sempre lì. Sembra che anche nella vita privata le cose vadano meglio. Dopo una foto pubblicata su Twitter assieme all'ex fidanzata o non ex chi Selena lo sa? Gomez oh. Con cui sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento. Lei è carina, lei è la nostra età. Sì? Sì, è proprio tipo a un mese di differenza da me perché credo sia di novembre, non lo so. Comunque tra l'altro l'altro giorno a Bologna ho scoperto che se tu compri il profumo di Justin Bieber ti regalano la sagoma grandezza umana. No, il poster. Stai scherzing? Ti regalano il poster, mentre in edicola c'è la sagoma grandezza umana. Ah, ma vedi allora l'altro giorno che siamo andate alla COP ti ricordi che c'era il coso? Sì, infatti ho fatto finta di non vederla perché e io lo volevo naturale. Io lo volevo no da mettere in camera Biberon Justin i Gold vincono
Ma non fate gold contro red, perché adesso io troverò qualcuno di altro. Tutto si vede sempre meno perché sto diventando arancione. Ma io settimana prossima, ragazzi, torno red. Sì. Non preoccupate. Va bene, va bene. Tu stai buono, e anzi, allora, visto che ti inquadri, inquadrati e dici che cosa succede adesso. Cosa succede, Aurora? Che cosa succede? Allora, c'è chi nella testa ha una giungla e c'è chi nella sua testa c'ha un safari. Ascoltiamocelo con Jovanotti. Ah, dai, però. Mo. Eccoci tornati. Sempre molto fotoniche le sue giacche. Molto belle, anche il concerto molto bello, vi consiglio di andarlo a vedere. Ha delle scarpe fantasmagoriche. Molto bene. Oh, ma prima di andare avanti e lasciare spazio alla tua notizia, annunciamo qualche appuntamento barra evento. Certo. Allora, fare domani, venerdì 10 maggio 2013, presso il bar del Jack a San Giorgio di Piano, Bologna, apri sound dalle ore 20 con il nostro amato Nini DJ direttamente da Di Più. Ok. E alla serata parteciperà Valentina Di Lè, la nuovo volto di C100 Web TV, e la serata è sponsorizzata da Immagine Parrucchieri. Molto bene. Sabato 11 maggio 2013, sempre alle ore 20. Agenda alla mano, esatto, ragazzi. Esatto, scrivete tutto. La notte bianca di Baricella in piazza Pertini, con ospiti come ormai Silver, che ormai lo conosciamo, è presente, il nostro amico Silver da X Factor, e tanti altri. Domenica 12 maggio, sempre dalle ore 20 a Baricella, Festival della Musica Giovane. Molto bene, Festival Giovane. Ora mi passi il foglio. Passo il foglio e vi dico vai. Qualcosa io. Mercoledì 15 maggio, presso il bar del Jack a San Giorgio di Piano, a Bologna, Aperi Sound. Ora aperitivo sera, link. C'è un link sulla pagina, lo potete trovare su Facebook, con Osteria e il bar del Jack. Okay. Serata latinoamericana, Alma de Cuba con il Draco DJ. C100 sarà sponsor ufficiale della serata. Venerdì 17 maggio, sempre a Bar del Jack a San Giorgio di Piano, sempre Upper Sound, sempre orario aperitivo sera, lo potete trovare il link sempre su Facebook, suonerà il nostro Nini DJ direttamente dal programma di Più TV, è Everywhere Nini. Yeah, sì, dopodiché andiamo avanti con giovedì 9 maggio. Oggi, today, ospite a Black Vibes, dopo di noi alle ore 19, ci sarà come ospite i Green, cantante probabilmente rapper, perché il programma è rap. Poi sempre giovedì, oggi stasera, o appena sonera alle 21:30, ospite gli Act Noir Band, potete trovare informazioni su www.actnoir.com, video di presentazione ospite ad Happiness. Dopodiché domenica, Sunday Rocky Sunday, alle ore 19 ospiterà Sasha Torrisi. Bene, vi siamo siete perfetti. Segnati tutti? Siamo pieni di eventi, vi siete ragazzi. Segnati tutto? Bravi. Mi raccomando, non potete non partecipare. Allora arriviamo a quest'ultima notizia di oggi. Purtroppo sì, e ve la dico un po' quickly. I modi più assurdi di lasciare la propria ragazza, ne abbiamo visti di tutti i colori, ma la storia che stiamo per raccontarvi rientra probabilmente tra le prime tre. Durante una trasmissione in diretta su una radio romana, Cristina, una fan di Emma Marrone, dedica al suo fidanzato la canzone Amami. Proprio mentre va in onda la canzone, però, succede qualcosa. Allora abbiamo qui il video per voi, iniziamo a guardarcelo insieme e commentiamolo. Qui ascoltiamo adesso. Abbiamo la nostra amica Cristina che appunto vuole dedicare questa canzone al suo fidanzato. Quale canzone hai scelto? Voglio dedicare Amami di Emma Marrone. Emma Marrone. È il nuovo singolo, tra l'altro un risveglio emozionale della Marrone. Sì, dopo quella storiella un po'. Vabbè, ce l'ascoltiamo perché il videoclip ufficiale non c'è, però ci sono già le canzoni. Però scritte. Emma, carina. Allora ci ascoltiamo Emma, si fanno i commentoni e poi torniamo in diretta, e questa è per Roberto, giusto? Buon ascolto per te Roberto. Vai Robby. Allora adesso andiamo un po' avanti perché qui non succederà nulla durante la canzone, al minuto circa 1:50. Tra l'altro sono ecco, ascoltiamo bene cosa sta per succedere. Attenzione. Senta, amore. No, ma non la vedi? Aia. Ma perché te la sta prendendo? Ma dai! Cosa? Sposta il microfono. Meglio. No. Ma no! Ma no! Aspetta. No, lo sapevo, ho sbagliato tutto!
mannaggia, ed ecco come finisce il video, devo dire. Terrible, tutto. Questa lui è una radio, non una web radio come noi, quindi il video lo abbiamo perché c'erano delle telecamere di security. Oddio. Quanto peso. Sei stronzetto, amico. Un sacco. Infatti Cristina riceve la telefonata dal suo ragazzo, che senza tanti giri di parole la lascia, probabilmente non essendo stato molto entusiasta di far conoscere a tutti la loro relazione. Un brutto colpo per la ragazza, che scoppia appunto in una crisi isterica lanciando il cellulare e fuggendo dallo studio. Vabbè, ho capito, ma magari, cioè, come fanno a sapere che sei proprio tu? Cioè, ma poi perché ti arrabbi? Esatto, cioè non reagire così. È una cosa carina, magari non ti piace Emma Marrone. Esatto. Volevi dire quello? Stavo proprio per dire. Cosa volevi dire? Cosa? No, impossibile. Ma magari non gli, vabbè, magari non gli piace, ma perché ti devi lasciarla? Esatto. Lei, ma no! Perché vuole mettersi con Emma Marrone, ecco. Lui vuole mettersi con Emma Marrone? Guarda che malandrino, che malandrino. E tra l'altro sono appena uscite le sue date del tour. Ah, allora quindi potete andarvela. Certo, assolutamente. Ma sai che in realtà abbiamo tempo per la tua notizia? Davvero? Abbiamo sì. tempo? Tanto non abbiamo non, tempo. Sì, abbiamo perché... tempo? Aspettate che non la trovo. Che di tempo ne abbiamo, oh. dai. Vai. Di loro ormai ne parliamo tutte le settimane, sì. ormai ne abbiamo parlato anche con Aladdin e anche con i Nanines. Ah, con mamma mia, ma chi sono? Pare sia giunta al capolinea la love story tra Chris Brown e Rihanna. Alleluia! I sospetti erano già nati lo scorso venerdì sera, quando il cantante ha festeggiato il suo 24esimo compleanno a Los Angeles. Io pensavo fosse molto molto più grande. Ah, quanti anni ha? 24 ne ha compiuti, vedo che ne attenta. 24 anni? Sì, comunque ha festeggiato il suo compleanno senza Riri. Dov'era la Riri? Non si sa, non no. si sa, ma a chiarire le cose ci ha pensato lo stesso rapper durante un'intervista radiofonica. Ecco. Chris avrebbe infatti troncato la relazione perché non in grado di far fronte alle richieste della pop star che aspirava al matrimonio. Ah. Lui dice: con Rihanna sarà per sempre amore, ma sto crescendo. Abbiamo iniziato ad avere diversi desideri e bisogni. Non posso essere concentrato sul matrimonio, sono troppo giovane. Per ora sto provando a essere un uomo migliore. Non posso preoccuparmi di nessun altro che sia al mio fianco. E si riferisce a quell'aggressione famosa del 2009. Tutto qua. Cioè, lui ha 4 anni più di noi, quindi sono ancora rimasta traumatizzata da questo. Non male. Mentre sulla chat ci dicono che commentano il ragazzo che ha lasciato dicendo okay. che è stupido. Eh sì, direi ebbene, che avete ragione. Ebbene, lo è. Niente, sì, pare sia giunto al termine questa love story, ci dispiace molto, no, però... Io sono abbastanza tranquilla, ragazzi, perché non lo sopporto. Cioè, non mi piacciono loro due, a me lui piace molto come cantante. Però come persona mi sa veramente di pazzo, quindi... Non... Sì, poi ogni settimana stanno insieme, non stanno insieme sì, di qua. Sì, poi di la mene, non la mene, si lascia... Vabbè. E tira e molla. Esatto, molle. Vedremo i futuri risvolti. Esatto, proprio quello. Allora, bene. Purtroppo il tempo... Vola. Cosa ci vuoi dire? Scusa non abbiamo sentito. No, fate pure. Ah, ok. Chiedevo di annunciare la canzone. Certo, certo. Annunciacela tu. Ma salutiamo adesso. Ma prima salutiamo. Ci dicono intanto dalla chat che siamo sempre più brave e anche ricchi. Grazie. Sei molto brava. Sei brava. Brava Ricky. La Riccarda è molto brava. Esiste il nome Riccarda? No, sì. Ma se esiste, vabbè. Sì. Ah, ecco, vedi, mi ci sbagli, lui lo sa, vedi. No, mi sembrava. Vedi, allora niente, purtroppo vi salutiamo. Ci vediamo giovedì prossimo, sì. sempre qui negli studi di Cicento. Alle 16. Speriamo con il sole. Fino alle 17, speriamo, ragazzi, perché venerdì e domenica torna brutto, sentite. Una perturbazione da ovest. Ma vabbè. Ragazzi, se oggi è bello, prendete il sole. Non fate come me che adesso vado a casa di studio, ma andate fuori. Studiate al sole, prendetevi sole che domani intanto piove. Bene, grazie. E hanno detto anche che si abbassano le temperature. Perfetto. Quindi torniamo con i maglioni, sciarpone, stivali col pelo e via. Perfetto. E vai, così ci piace. Bene. Ringrazio te, Mitch. Io ringrazio te. Ringraziamo Ricky in regia. Grazie, Ricky. Grazie a voi. E poi dopo ringraziamo tutti come quelli che ci hanno seguito. Ringraziamo Pen Factory, Stefano Giorgi. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook per tutte... Le news e quant'altro. E ci vediamo giovedì prossimo. Ciao. A te la parola. E allora chiudiamo così con una canzone che mette estate. È Surfing to the USA. Yeah.